E bentornati amici e amiche di quello sporco ultimo podcast. Sono Leonardo Santoleri e mi scuso perché la settimana scorsa, purtroppo, la consueta puntata del nostro podcast dedicato al football americano non è potuta uscire a causa mia. Avevo degli impegni abbastanza improrogabili, però gioite, gioite, perché sia io che il mio collega, amico, compagno, fratello, un po' come ti pare, Pasquale, siamo qui con Se vuoi voi. Ciao. pure amante. No, allora, voi non lo sapete, lui mi ha detto di non dirlo, però il nostro Pasquale, signori e signore, è tornato scapolo, quindi, insomma, voi il numero... Sono sulla piazza. Sono sulla piazza. Lui è libero, scrivete, prendetevi un appuntamento, perché appena l'ho saputo ho detto, mamma mia, se non ero fidanzato, caro Pasquale... No, però io sono felicemente sposato da tantissimi anni e intanto saluto la mia giovane compagnuccia di vita Sara, che ovviamente ci starà ascoltando, perché se non mi ascolta si becca un ora di JoJo. Oh, dissociati. Sì, mi dissocio, però mi associo sul dirvi dove ci potete vedere, ovvero YouTube, Spreaker, Spotify, TuneIn, Google ed Apple Podcast. Sono i nostri canali di distribuzione e per chiunque fosse interessato potete anche passare all'interno dei nostri social network, SOS Podcast, Tescillo Wrestling, Tescillo Sports. Siamo in ogni tipo di piattaforma possibile e immaginabile, quindi Siamo ragazzi, dappertutto. esatto, Come Capo seguiteci. Plaza è inutile che ti lamenti perché abbiamo i contatti da tutte le parti. Mo mi fai tipo Chiara. Allora, Chiara, tu mi sa che non c'eri a quella riunione. Abbiamo fatto una riunione 50 cristiani, ragazzi. Poi questa storia la devo raccontare nel mondo. Lei prende la parola, 50 ragazzi zitti, e lei fa: raga, per citare Marrakesh, e dice una frase di Marrakesh. Contate, raga, che appena ha detto per citare Marrakesh, una ventina di persone hanno scritto sulla chat della riunione: ma veramente ha detto Marrakesh? Cioè, ha bloccato 20, tu c'eri a quella riunione? Non mi ricordo, ma non credo. Allora, perché era soltanto di wrestling, era soltanto della nostra sezione wrestling, che per chi non lo sapesse, appunto, noi siamo Decillo Sports è la mamma grande, poi all'interno ci sono i piccoli figliocci, e Decillo Wrestling è uno di quelli dove appunto potete trovare anche me, molto spesso scrivo degli articoli, oppure magari se volete potete passare all'interno di Game of Raw, il podcast dedicato allo show rosso della WWE. Comunque, mamma Fidaf, siamo d'accordo? Siamo d'accordo con la mamma Fidaf? Tocca Certamente, parlarne. partiamo da quello, anche perché è successo un po' di roba questa settimana, eh. L'inizio dei campionati Under 18, Under 15 e la Coppa Italia Fidaf nella Week 1 per tutte e tre queste competizioni. Andiamo abbastanza veloci, dato che c'è un'intervista da spolliciare molto interessante. Cosa ti ha colpito dell'Under 15 e dell'Under 18? Che come i grandi, la metà Blue Navy La metà Blue Navy di Milano rimane comunque molto forte. Beh, i SIM in Milano hanno fatto uno 0-30 per quanto riguarda gli under 18 e invece hanno fatto un altro 30 però a 6 per quanto riguarda gli under 15. Quindi... Nel double header contro i Demons Cernusco. Esatto, assolutamente. Poi noi E da non comunque... dimenticare l'ottima prestazione in Coppa Italia con i Giants Bolzano, eh. Ah, vabbè, ma loro... esatto. Infatti io parlavo soltanto dei campionati under 15 e under 18. Invece i Non ti gladiatori... dimenticare la Coppa Italia, eh. A No, proposito, la prendiamo da parte, la prendiamo da parte. Prima ci sbologniamo gli under 15 e gli under 18, che dici? Dividiamoli. Certamente. Ho visto Vai. che ci sono squadre della tua città, eh. Esatto, infatti stavo dicendo, i gladiatori Roma, la sezione under 15 riesce a trionfare con un 38-8 contro i Tigers Massa. E beh, una bella vittoria. Noi comunque l'abbiamo visto in queste partite molto spesso. Il football americano, lo sapete, è uno sport estremamente difensivo e ovviamente la difesa è una delle parti più difficili da gestire anche per i grandi. Ovviamente, dato questa problematica, i piccoli devono imparare specialmente a gestire questo difficilissimo reparto e quindi sono tantissime le mete. Sono, diciamo, partite molto alla videogioco, dove finiscono tipo 53 o 57, Il tuo tipo di 56. partita preferito. Esatto, i miei tipi di partita preferiti. Infatti vi dico in modo abbastanza veloce, la Week 1 Under 18.
vi dico soltanto i risultati, perché magari non vi volete spoilerare l'incontro, volete andarvelo a recuperare. Demons contro Seaman, no, infatti, non dico i risultati, non dico le squadre, dico le squadre. Vabbè, sono scemo. 0-30, l'avevamo già detto. La seconda partita 55-6, la terza partita 44-0, la quarta partita 30-65, l'ultima partita 32-0. Questo è per quanto riguarda gli under 18. Invece per gli under 15, 6-30, 26-30, abbastanza equilibrata questa, 52-0, abbastanza cattivi ci sono andati le Aquile Ferrara, 30-0 e 38-8, come abbiamo già citato i gladiatori Roma di prima. Sbolognate questa sezione. Perché che vado a giocare all'8? Dacci i numeri che mi gioco al contrario. Dammi 5 numeri che mi gioco gli altri 85. No, no. Comunque, anche per la Coppa Italia invece ci sono state partite molto combattute, vero? Sì, partiamo da cos'è la Coppa Italia. La Coppa Italia è il torneo che quest'anno la FIDAF ha dedicato agli under 21 e ai fuori quota con meno di 2 anni di esperienza. Sono 9 squadre divise in 2 gironi e hanno quattro di queste squadre hanno debuttato questa settimana, insomma, hanno debuttato settimana andante. Pochi giorni fa, insomma, c'è stato un Warriors Bologna contro Guelfi Firenze che sono riusciti a difendersi in tutte le sezioni, anche l'anno scorso in prima divisione non si sono comportati male, hanno vinto i Guelfi 42-6 e i Giants Bolzano contro i Sima e Milano 0-49. I Sima e Milano che si riconfermano ovviamente una delle franchigie più forti all'interno proprio del panorama italiano, se si può dire, cioè sono abbastanza devastanti in qualsiasi cosa fanno. Bene, abbiamo affrontato in modo abbastanza veloce. Parlato di Seaman, immagino abbiamo citato anche gli Scorpions, no? Ho capito il collegamento. Va bene, vuoi arrivare subito a quel punto, quindi ti lascio introdurre il secondo argomento della prima parte del nostro podcast. Allora, nella serata di lunedì c'è stata un'intervista sulla pagina Instagram della FIDAF dove due dei 6 ragazzi italiani alla NFL Academy di Londra hanno raccontato la loro esperienza. I ragazzi in questione sono Andrea Volonnino, scuola Scorpions Varese, e Carlo Tassan, proveniente dal settore giovanile dei Sima Milano. Hanno parlato un po' di tutto, ovvero hanno parlato di alcune curiosità, come si entra là dentro, come il livello... Aspetta, però prima di parlare di loro, dato che comunque l'intervista invito tutti quanti a vederla, l'ho vista anch'io in diretta, e infatti prima... Trova sul profilo Instagram della FIDAF, quindi... Esatto, quindi andatevela a vedere, è molto interessante. Però che cos'è la NFL Academy? Perché magari molta gente non lo sa, chi ci ascolta. È un progetto che... è iniziato a settembre del 2019 dalla sezione britannica della National Football League, che permette ai ragazzi tra i 16 e i 19 anni che frequentano le scuole superiori di poter inseguire il sogno di giocare a football. Esatto, ragazzi, sono sostanzialmente praticamente fuori dai confini americani. Esatto, la NFL è andata ad espandersi in giro per il mondo, dato che comunque... diciamo che lì il football è proprio pane quotidiano. Lì un ragazzo, mentre noi qui in Italia sogniamo di diventare calciatori, giocatori di calcio, eccetera, eccetera, lì sogno di diventare giocatori di football. Ovviamente qui, specie in Italia, il livello non è neanche lontanamente paragonabile a quello che c'è in NFL. La gente che gioca a football americano in Italia lo fa molto spesso per divertimento, o comunque, scusatemi, lo fa per l'amore dello sport che vede dall'altra parte del mondo. Il discorso qual è? Il fatto che non sia di dominio pubblico, comunque non sia di impatto culturale come il calcio, non preclude la presenza di possibili campioni all'interno del territorio europeo. NFL Academy serve proprio a questo, ovvero serve a cercare i giovani talenti e, speriamo, specie per i nostri ragazzi coinvolti, serve anche a dargli una vetrina e perché no mandarli in NFL. Intanto è comunque un'esperienza, una signora esperienza,
cioè, andare a giocare con certi, ci sono molti allenatori, molti osservatori che hanno una buona esperienza in NFL. Cioè, Infatti all'interno. uno di loro è addirittura giocato il Super Bowl, per dire, ha vinto al Super Bowl. Si tratta di Di chi? Si Chi era? tratta di un ex giocatore dei Pittsburgh Steelers, ovvero Marvin Allen, che ha iniziato a giocare in Europa e poi ha continuato in America, è stato ai Miami Dolphins, come detto prima, ha vinto al Super Bowl con i Pittsburgh Steelers. Qui ha vinto nel 2000, quando era, il 2008, 2009? 2009 mi 2009, sa. 2009, mi ricordo bene, mi ricordo bene. Beh, sì, diciamo che comunque tra la gente coinvolta non ci sono gli ultimi arrivati. Non dico che è una delle vetrine migliori in Europa, se non la migliore, però chi riesce ad accedere a quella, all'NFL Academy, insomma, guarda al futuro e guarda al futuro con, nel gridiron. Ecco. Vuole giocare a football americano nella vita, vuole fare quello di mestiere. E i nostri ragazzi sono stati intervistati, come abbiamo già detto, alla pagina della FIDAF su Instagram. E l'intervista è molto figa. E io non spoilererei per il semplice fatto che invito chiunque, magari qualcuno che ci ascolta vuole giocare, vuole intraprendere il percorso di football, di giocatore di football americano. Io invito loro ad andarla a recuperare perché offrono tanti spunti. Sei d'accordo con me? Fermo. Vero, vero. Cioè, mi è piaciuto Sì. molto perché appunto la NFL Academy attualmente si trova in United Kingdom, in Inghilterra, e per chi vivesse fuori dal mondo, l'Inghilterra non fa più parte dell'Unione Europea. Ciò vuol dire che ci sono tantissime problematiche per accedervi. Cioè, attualmente andare in Australia o andare in Inghilterra è più o meno la stessa cosa a livello proprio giuridico-legale. Quindi mi sembra che là devi proprio avere un visto, devi avere la possibilità di dimostrare che stai lavorando e per farsi prendere tu devi mandare diverse, cioè devi mandare il CV, devi mandare tutta la tua fisicità, devi dire quanto sei Infatti, alto. non immagini i prezzi come sono aumentati con l'arrivo della Brexit. Ma ti credo, infatti pure loro mi sembra che ne hanno parlato. Insomma. Raga, non si va in NFL Academy per il semplice motivo per andarsi a fare una passeggiata di salute, insomma. Se ci vai a testa bassa e ci vai per vincere o comunque per farti vedere e per andare dall'altra parte dell'oceano. È una cosa che io auguro a tutti i nostri ragazzi classe 2002 che adesso hanno sui 18 anni e che sono stati intervistati e che adesso sono sei lì a combattere per un posto nella massima divisione statunitense di football. Allora, se tu hai qualcosa da dire in merito all'intervista, fallo taci per sempre, perché andiamo in pubblicità. Scegli tu, lascio a te. Chiaramente all'interno dell'intervista hanno parlato anche di come hanno cominciato, di come si sono approcciati. Tassan ha cominciato con il flag football e poi a 15 anni ha iniziato a mettere casco e paraspalle, mentre Bolognino invece ha cominciato proprio con il tackle. Ok, sì, per chi non lo sapesse, io non voglio fare il ruolo del maestrino, lungi da me da farlo, però cerco di dare delle informazioni perché magari qualcuno sta ascoltando questo podcast proprio per affacciarsi al mondo del football, per cercare di capirci qualcosa, perché comunque è uno sport estremamente complicato. Il flag football non permette, o comunque teoricamente non dovrebbe permettere il contatto tra i giocatori, e invece il football in tackle permette appunto quello che è il placcaggio, il classico placcaggio simbolo del football americano, dato che è uno sport a contatto molto, molto Chiaramente pesante. noi di flag football ne abbiamo già parlato tanto nelle puntate precedenti. Sì, anche perché eravamo in piena stagione, poi comunque le nostre ragazze hanno fatto un buon percorso, quindi. Insomma, abbiamo avuto il piacere di parlarne nell'ultimo periodo. Il settore giovanile che ha fatto faville a Grosseto. Esatto. Cioè, insomma, ci sono state delle belle soddisfazioni per i nostri campionati di flag football. E ricordo a tutti quanti che tra pochissimo si giocherà, tra pochissimo inteso nei giorni, si giocherà anche la finale della nostra nazionale che andrà contro la Svezia. Quindi mi raccomando, ragazzi, seguitela. Io e Pasquale sicuramente la seguiremo, anzi probabilmente uscirà il report sul nostro sito, se non in Non live. probabilmente uscirà il report sul nostro Esatto, io sito. non do certezze finché non le vedo,
caro Pasquale. Allora che l'hai detto? Te sei come San Tommaso. Sì, sì. Sì, sì, io veramente, io se no, guarda, io fino al minuto prima non dico niente, cioè fino a che non succede io sto zitto, mi faccio affari miei, perché se poi lo dice, non esce, la gente fa, e quindi, magari che ne sai, quel giorno gli viene il morbillo alle dita e non lo puoi scrivere. Corna Però... facendo, corna facendo. Andiamo in pubblicità, va che è meglio. va bene, dai, ci vediamo dopo la pubblicità, ragazzi, ciao! A dopo. Fan del wrestling, ma soprattutto di The Shield of Wrestling. Se volete rimanere sempre aggiornati in tempo reale sugli ultimi avvenimenti del vostro sport, spettacolo preferito, allora seguite www.theshieldofwrestling.com. Potete trovarci anche su Facebook, Twitter, Instagram, Telegram e perfino Discord. Durante la settimana vi terremo compagnia anche con i nostri podcast, Over the Top Rope, il programma di riferimento del wrestling italiano, in onda mercoledì alle 19.30, e What's Next, conosciuto come il club di The Shield of Wrestling, all'interno del quale discutiamo degli avvenimenti più importanti avvenuti durante la settimana. I nostri podcast sono disponibili praticamente ovunque, potete ascoltarci attraverso Twitch, YouTube, Facebook, Instagram TV, Speaker, Spotify e TuneIn. Non è finita qua però, perché noi siamo sempre pieni di novità e l'ultima, ma non meno importante, è l'apertura di fight.theshieldofwrestling.com, il sito dedicato agli sport da combattimento, grazie al quale potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime notizie provenienti da UFC, Bellator, ONE e dal mondo della box. Inoltre avrete la possibilità di seguire insieme a noi l'avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda gli sport da contatto coinvolti. Tutto questo è disponibile comodamente e gratuitamente anche all'interno della nostra app, scaricabile dal Play Store. Questo ed altro ancora per offrirvi il miglior servizio possibile, perché non dimenticate mai che we are The Shield of Wrestling. Appassionati di sport, ma soprattutto di The Shield of Sports, un caloroso benvenuto dal direttore Yuri Martinelli all'interno del portale dedicato ad alcuni degli sport più spettacolari e mozzafiato che esistono. Da noi potete trovare le principali notizie dedicate alle quattro ruote, NASCAR, Rally, Formula E, IndyCar e non solo. Non si corre solo in auto però, ed infatti qui è di casa anche la motocross, le BMX, il downhill e l'endurance. Il nostro obiettivo è portare alla luce e aggiornare quotidianamente i fan di sport che non possono assolutamente rimanere in ombra. Ed è per questo che non ci fermiamo qui. Vi aggiorneremo anche sul mondo della scherma, passando per il softball, senza dimenticare la box, l'MMA, il pro wrestling e tantissime altre discipline e competizioni che possono e devono essere portate alla ribalta. Non dimentichiamoci che il 2021 sarà caratterizzato anche dalle Olimpiadi di Tokyo, che finalmente potremo vedere. E con The Shield of Sports potrete seguire l'avvicinamento a questa storica rassegna di data e di conseguenza rimanere aggiornati durante tutta la durata della competizione. Questo è ciò che potrete trovare su The Shield of Sports. Se volete unirvi a noi, non vi resta che seguirci sui nostri canali social. Ed ovviamente non dimenticate mai che we are The Shield of Sports! Segui lo sport più di ogni altra cosa. Ti piace parlare subito di quello che vedi. La scrittura è la tua più grande passione. E allora noi facciamo proprio al caso tuo. Il gruppo The Shield of Sports ha riaperto le candidature per le posizioni news, social, video e podcast. Come fare per collaborare con noi? Ma è molto semplice. Mandaci una mail all'indirizzo info@theshieldofwrestling.com oppure info@theshieldofsports.news. Raccontaci chi sei, che cosa fai, perché vorresti collaborare con noi. Noi leggeremo la tua mail, ti risponderemo subito e chissà che anche te entrerai a far parte del nostro fantastico mondo sportivo. Ma soprattutto ricorda, we are The Shield of Sports. Appassionati di football americano, amanti dello sferoide prolato, del gridiron e del mondo delle 100 yarde, siamo tornati. Questa è la seconda parte di quello sporco ultimo podcast, la puntata odierna. Adesso abbiamo parlato di FIDAF, abbiamo parlato di NFL, di NFL Academy a Londra, e a proposito di Londra c'è una partita che ci ha colpito particolarmente. Posso dirlo con il cuore in mano? Vai. Urban Meyer. Urban Meyer, l'uomo che tu avevi detto sarebbe uscito dalla NFL in tempo zero e sarebbe stato il primo ad andarsene. No, non è successo.
Urban Meyer ha vinto la sua prima gara in NFL. Finalmente, direi. Interrotta la streak di 20 gare consecutive senza neanche una vittoria. I Jaguars, quella dei Jaguars è la seconda serie negativa della storia della NFL, pensa un po'. Interrotta a Londra in una partita si può dire clamorosa. Cioè io mi sono recuperato e in realtà speravo perdesse, perché praticamente all'ultimo c'è stato un kick clamoroso, però tanto c'è stata pure un'invasione di camp. Regà, guardatevi quella partita, perché anche se abbiamo spoilerato chi vince, vedetevi quella partita perché è stata abbastanza clamorosa. Un thriller, sì. Urban Meyer che non è uscito. Vogliamo spendere delle parole per un simpatico... Siccome tu avevi detto che Meyer sarebbe stato il primo allenatore a saltare in NFL, non è successo? Poi è successo tutto quel casino con Gruden. Peccato che non abbiamo parlato settimana scorsa. Vogliamo occupare 2 minuti a parlare di lui? Tanto... Apro e chiudo parentesi su questo. Vai. Voglio essere polemico anche questa volta. Chi mette in mezzo il politicamente corretto, la dannazio memorie, non ha capito niente. Quello che ha fatto Gruden è stato offensivo. Gruden, un fratellino. Per chi non lo sapesse, il fratellino, un collega, un amico, lui, insomma, sì. Praticamente se c'era dei modi per dimostrare che il 2021, cioè lui non è che tu dici dai, sai, faccio tipo, me la prendo con una sola delle minoranze, o comunque me la prendo con un solo, cerco di mettermi nemico soltanto una sezione del politically correct. Lui ha detto io lo faccio con tutti. Praticamente lui, sono uscite delle email in cui lui ha praticamente criticato qualsiasi cosa, dal gentil sesso alla sezione omosessuale, ai ragazzi e le ragazze di colore, tutti, li ha tirati tutti fuori e la gente ha detto compà. Il tutto chiaramente è successo nel suo periodo... d'oro. Nel suo periodo inattivo, nei 10 anni di inattività in NFL, dove tra gli altri è stato anche telecronista di Monday Night Football. Quindi... Se vuoi essere licenziato, seguire il suo esempio è il migliore. Poi, specialmente in un ambiente come quello dello sport, fai una cavolata del genere, la gente non se lo scorda. Io sono generalmente contro l'andare a spulciare nelle mail personali, però se queste mail includono insulti razzisti, insulti alle donne, insulti agli omosessuali, lui mi sembra se ne era uscito tipo con... cercherò di non utilizzare i termini brutti, però se ne uscito tipo non vogliamo i gay in NFL, una roba del genere, e adesso con allora aveva criticato la scelta allora dei Rams di prendere Michael Sam. Michael Sam è stato il primo giocatore omosessuale della storia della NFL ad essere scelto da una squadra, poi purtroppo non ha avuto minuti in campo in partite ufficiali nella sua esperienza tra St. Louis e Dallas. Poi casualmente quest'anno si è ritrovato Carl Nassib, ne abbiamo parlato sul sito del suo coming out, come abbiamo parlato sul sito anche di altri esempi di giocatori omosessuali all'interno della Lega. Ma io pure ho trattato proprio io personalmente un articolo, ovviamente raga, se siete razzisti mi dispiace dirvelo, ma potete, per quanto mi riguarda sarò anche cattivo, ma potete anche chiudere il podcast qui, su quello abbastanza, io e Pasquale siamo abbastanza contro il razzismo, comunque la discriminazione, però di recente anch'io ho fatto un articolo all'interno di The Shield of Wrestling in cui un arbitro della WWE ha fatto ufficialmente coming out e ho detto vabbè, perché non trattarlo, ci faccio un articolo io, me lo prendo io tranquillamente. Diciamo che il coming out nel 2021 è una cosa abbastanza tranquilla da fare, non siamo più nel medioevo, e se sei una figura come di spicco praticamente della NFL, o comunque una figura che è rimasto tanti anni all'attivo, non ti puoi permettere di fare questi scivoloni. Lui probabilmente non calcherà mai più un campo di football americano in America. Allora, ti dico solamente che la sua, tra virgolette, cancellazione dalla cultura americana è continuata all'interno del mondo del football per altri 2 motivi, ovvero il primo
è stato rimosso dalla Ring of Honor dei Tampa Bay Buccaneers, squadra di cui ancora oggi è l'allenatore più vincente, ovvero l'allenatore che ha vinto più gare all'interno della franchigia, ci ha vinto anche un Super Bowl, e nel videogioco ufficiale della NFL, ovvero Madden 22, verrà sostituito da un personaggio, da una sorta di Average Joe in sideline, okay, con una prossima patch. A posto, cioè, se volevi farti licenziare 2021, escitene con delle mail razziste e tu vedi che in un modo o nell'altro, tranquillo che va in pensione anticipata. Su questo, per fortuna, non per altro, però sai che c'è, già pensarlo per me è essere razzista verso le donne, verso gli omosessuali, verso qualsiasi minoranza, già pensarlo è un errore. Ma pure se lo pensi, abbia almeno la decenza di stare zitto, specie se ricopri quelle cariche, per il semplice fatto che lì non ti perdonano, e tu hai appena fatto vedere che, insomma, è molto easy uscire fuori. Poi, per carità, cioè, non sarà il primo e non sarà probabilmente l'ultimo. Non so se hai sentito che il giocatore del Real Madrid, il terzino Hernandez, adesso va in galera. Sì. Quindi, cioè, non per questi motivi, però, insomma, non è che se sono sportivi sono santi. Ecco, quello era il messaggio che cercavo di lanciare. Tornando a cose più felici, Urban Meyer è riuscito a trionfare. Io personalmente sono contento, e più che altro perché le streak negative, se non sono memose, non piacciono, no? Non mi piacciono. I Dolphins stanno andando in una bella striscia negativa anche loro, quinta sconfitta consecutiva, mi sembra, di quest'anno. Quindi, dopo la Week 6, dopo questo Tank Bowl, come si dice in questi casi, perché quello tra Miami e Jacksonville è stato un vero e proprio Tank Bowl, vinto da Miami, perché nei Tank Bowl l'obiettivo non è vincere, ma perdere. Entrambe sono 1-5 e settimana prossima avranno la bye week. Quindi, anche per loro, abbastanza problematica la situazione per loro in NFL attualmente. E comunque partitona, dopo aver fatto tutto questo qua, è stata anche molto molto combattuta, ormai vi abbiamo detto e stradetto chi ha vinto. Recuperatela, regà, è quella che consiglio almeno personalmente di recuperare da questa settimana. Tu invece che cosa consigli? Vogliamo parlare di quanto è forte Derrick Henry? Secondo me, allora, di solito il premio di MVP lo danno solo ai quarterback, ma se lo dovessi dare a un giocatore diverso da un quarterback, io lo darei a Derrick Henry. Esplosivo, il miglior running back della Lega. Beh sì, concordo, cioè, l'hai detta bene la definizione. È come di solito danno il pallone d'oro a Messi, però quest'anno se lo meritava Lewandowski. Più o meno è quella la situazione attualmente. E sì, comunque lo è molto esplosivo, lo sta dimostrando, se mantiene questa media si può candidare ad MVP. Vediamo. Siamo, si può dire, all'inizio, ormai non più, cioè siamo abbastanza inoltrati. Quante giornate rimangono? Per dire che da quest'anno abbiamo 18 settimane di partite, abbiamo appena superato il primo terzo, eh? Esatto, quindi non abbiamo appena cominciato, però siamo andati abbastanza avanti. Siccome siamo andati abbastanza lunghi, io ovviamente ti ho citato l'argomento della scorsa settimana, perché appena ti ho detto che non saremmo andati in live, cioè saremmo andati qui in registrazione, tu mi hai detto no. E ora con chi mi lamento di questa cosa? Ho detto vabbè, settimana prossima stendiamo tutti i veli pietosi che vuoi. Però siamo andati abbastanza lunghi, quindi per concludere, che cosa vorresti vedere nella prossima settimana? Quali sono le partite che ti andrai a cercare settimana prossima in NFL? Non ne ho idea, sai? Perché la scelta è varia. La scelta è molto varia. Abbiamo 32 squadre, quindi ogni partita di per sé può già decidere qualcosa. Sì. Ma perdonami, io adesso sto andando praticamente a memoria, ma ci sono delle franchigie che ancora non sono state battute, che sono ancora in perfect season? I Cardinals sono rimasti loro. Settimana prossima loro con chi vanno? È la week 7, giusto? Sì.
Week 7 loro con chi dovrebbero andare? Lo vedo subito, lo vedo subitissimo. Ok, no, no, sono gli Atlanta Falcons contro i Miami Dolphins. Che buono, ci sarà la gara per chi cede per primo. Come la vedi Falcons Dolphins? Difficile per Miami. Per me la vince Atlanta. Dici? Dici? Sì. Dici? I Cardinals vanno contro i Texans, Houston Texans. Ah, anche loro. Una bella squadra proprio disastrata. Esatto. Peccato, perché un paio di anni fa comunque i Texans raccontavano molto di più la loro. Purtroppo sono andati via tutti. È stata Sì. fatta la rivoluzione quest'anno. Io l'ho detto fin da subito, quest'anno per i Texans è anno di tanking. Sì, quest'anno si mettono là e cercano di non fare figuracce, almeno per un po'. Inoltre, io sono anche interessato a New England Patriots contro i Jets. Può essere una bella partita, secondo me, lo sai? Esatto. Scontro tra due rookies. Mac Jones e chi è l'altro? Non mi ricordo. No, non me lo ricordo neanche io. Allora, facciamo così. Qui sotto nei commenti di YouTube, dato che negli altri canali di distribuzione non ci sono, ricordateci chi è l'altro. Zach Io che cosa l'ho chiesto ai nostri gentili ascoltatori di scriverlo, se poi lo dici tu. Chiaro, Pasquale. Wilson. Sono come lo studente che Vuole la A, il vuole 10 e il lode. suggerire. Sì, sei lui. Vabbè, allora, raga, commentate un qualcos'altro. Ce l'avevo sulla punta della lingua. Allora, sono spoilerone maledetto. No, Sì. comunque mi interessa Jets contro i New England Patriots. Vediamo, vediamo. Questa settimana l'hai detto, ci sono tante partite molto curiose. Anche Bengals contro Ravens, per esempio, è una bella partita. Esatto, Abbiamo due ottimi quarterback che si giocano il primo posto nella AFC North. ma non è male, non è male. Anzi, non è. Ci sta, ci sta. Ci sono tante cose da poter fare, da poter vedere. Sì. Tanto comunque, ragazzi, se non le vedete le partite, sappiate che è Ci Pasquale siamo sempre noi. probabilmente. Esatto, nella prossima puntata almeno le migliori le andremo a trattare. Bene, allora siamo ormai sui 30 minuti, Siamo in chiusura. non considerando la pubblicità e l'intro, quindi siamo sui 30. Hai qualcosa da dire ai nostri ascoltatori? Oltre al fatto che se sono razzisti possono uscire. No, solo seguite i nostri social, il sito, i portali dove noi pubblichiamo i nostri podcast e niente. E io vi ricordo che il nostro Pasquale è tornato scapolo. Potevi anche risparmiartela. Ma l'avevo detto all'inizio. Quindi. Vabbè, no, dai, dai, sto scherzando. Non sei così disperato da andare alla ricerca all'interno dei nostri gentili fan. Però, insomma, se volete il numero di telefono di Pasquale, scriveteci all'interno della nostra pagina di Instagram o Facebook e noi saremo gentili a diffonderlo. Beh, Pasquale, io vorrei. Mi dai il tuo numero, Pasquale? Tu già ce l'hai. Vabbè, a parte Aspettavo. gli scherzi, meglio chiudere, va? Va bene. Dai, era una puntata quasi seria. Era una puntata quasi seria. Dai, allora, ragazzi, vi ricordo: potete vederci su YouTube, Spreaker, Spotify, TuneIn, Google ed Apple Podcast. Seguiteci, lo rimembro anch'io, su tutti i nostri canali social. Mi raccomando, se volete interagire con noi anche per motivazioni più serie del numero di Pasquale o del mio, potete farlo. Qualsiasi domanda cercheremo. Ovviamente, poi funziona così: se voi chiedete una domanda di football, i primi da cui vanno all'interno della redazione siamo io, te, Phil, che anche lui ne capisce molto. Insomma, quindi dite pure se volete porci una domanda, se volete che la trattiamo nel podcast, perché noi saremo ovviamente sempre pronti, sempre con le nostre antenne drizzate per parlare di football assieme con e anche per voi. Io ho detto tutto. Anch'io. E quindi mi raccomando, ragazzi, ci vediamo come al solito la prossima settimana. E vi ricordo, we We are are the shield of Shield of sports. Sports. Alla prossima. Ciao!